Ci siamo, ostacoli e gradini, versione definitiva. Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici motociclisti e trialisti in particolare. Oggi, come anticipato, vi parlerò del superamento dei gradini. Questo fondamentale nella progressione tecnica del trial risulta essere quello probabilmente più adrenalinico. Vi elencherò quindi quelle che sono le tecniche utili a superare dal più basso degli ostacoli fino a gradini decisamente importanti, passando attraverso un'esposizione visiva delle tecniche che possiamo andare a utilizzare, a mettere in campo per poter completare positivamente il superamento di un ostacolo. Il video che ha preceduto le mie parole è una sintesi della progressione tecnica che ho proposto in questo mio tutorial e ci presenta già degli aspetti che andremo ad analizzare adesso nella proseguo sulle tecniche di superamento di ostacoli e gradini. Partiamo immediatamente con analizzare il fondamentale più utilizzato, il famoso tocca e porta. Questa è la prima tecnica che andiamo ad utilizzare quando ci troviamo di fronte a un gradino e siamo in procinto di superarlo. Vediamo nel dettaglio le azioni da eseguire seguendo le immagini. Il pilota si predispone di fronte all'ostacolo, si prepara comprimendo la sospensione anteriore e posteriore mediante un abbassamento del corpo, tenendo sempre una direzione del busto tale da proiettarla sopra all'ostacolo. Fatto questo, ci avviciniamo all'ostacolo con la ruota anteriore che va a battere guardando di profilo nel punto più basso e in automatico, una volta che si è compiuta questa azione di compressione, ne facciamo succedere un'altra di estensione, tale da poterci portare sopra l'ostacolo. In questo caso il gas viene mantenuto costante con un'apertura progressiva attraverso la mediazione della frizione. Vediamo ora gli amici spagnoli che cosa ci raccontano in merito al tocca e porta. Yo la técnica que uso yo, se puede usar dos técnicas a la hora de picar. Una sería levantar muy tarde y entonces cuando levantas, estás levantando, tocas. Y al momento de tocar con las piernas y los brazos, le ayudamos a subir la piedra. También hay otra que sería más así. La primera es lento. Ma andiamo ad analizzare meglio l'esecuzione di Mark Riba nel caso del tocca e porta classico. Vediamo che attende ad alzare la moto, la gasata è una sola. Il tocco della ruota anteriore è abbastanza alto, al quale fa seguire un movimento di estensione, dopo che naturalmente ha compresso gli ammortizzatori nella fase precedente, e il superamento dell'ostacolo avviene in modo molto graduale. Andiamo invece a vedere il tocca e porta dal basso, quindi si avvicina con la ruota all'ostacolo e vediamo che nel dettaglio al rallentatore la partenza avviene alla stessa maniera con una progressione del gas simile, ma il tocco della ruota anteriore sulla pietra è molto ritardato e avviene dal basso verso l'alto. Quindi in questa situazione qua c'è una massima compressione delle sospensioni e il pilota può agevolarsi di questo aumentando
l'efficacia dell'azione. Ma andiamo a vedere fino a che altezza possiamo spingerci utilizzando questa tecnica. Come potete vedere siamo attorno al 1,20 m circa, quindi ci dà l'opportunità, questo tocca e porta, di poter salire su ostacoli importanti. Come potete vedere nelle immagini, questo è un ostacolo di una certa entità nel campo scuola di Lazzate. Tecnica del tocca e porta, la moto sale tranquillamente, ma nel dettaglio andiamo ad analizzare come avviene questa progressione una ennesima volta. Il pilota si prepara, attenzione, il gas è sempre progressivo, frizione in mano, si alza tanto, compressione delle sospensioni, si va a puntare nella parte bassa dell'ostacolo, massima estensione delle sospensioni, la moto scorre sopra, il pilota rimane sempre indirizzato nel superamento dell'ostacolo, non va mai ad arretrare il busto, pena un aggravamento di una posizione scorretta impedirebbe al pilota di salire correttamente. Continuiamo con una carrellata di esecuzioni che la tecnica del tocca e porta ci permette di eseguire. Cominciamo con l'analizzare il superamento di un ostacolo con partenza da fermo e davanti appoggiato sulla sommità dello stesso. Naturalmente, non essendoci la velocità che ci permette di superare più agevolmente l'ostacolo, dobbiamo affidarci a una perfetta coordinazione tra movimenti e naturalmente controllo e rilascio della gas attraverso la frizione. Nel dettaglio il pilota si prepara, comprime portandosi in avanti le sospensioni, tenendo il davanti sempre piuttosto puntato in modo tale che le sospensioni rimangano compresse e si possa sfruttare la respinta. In questo caso vedete il posteriore salta sopra la sommità, il pilota rimane centrale e lascia scorrere la moto sotto di sé, prendendo di nuovo l'equilibrio e risolvendo brillantemente l'azione. Ripeto, ciò che risulta fondamentale è la perfetta coordinazione tra le varie azioni, quindi la compressione, la spinta in avanti che dobbiamo dare, come potete vedere nelle immagini, alla moto e naturalmente, cosa altrettanto fondamentale, l'utilizzo combinato di gas e frizione, che devono dare in definitiva quella spinta risolutiva che permette al pilota, al complesso moto-pilota, di poter superare agevolmente questo genere di ostacoli. Ma vediamo nuovamente il ripetersi dell'azione. Il pilota arretra per prendere la spinta necessaria a saltare sopra l'ostacolo e naturalmente contestualmente c'è una compressione delle sospensioni, un po' per il fatto che il davanti rimane schiacciato contro l'ostacolo, quindi c'è una naturale compressione della sospensione anteriore e posteriore, e un po' perché il pilota va a schiacciare per poter usufruire del ritorno della sospensione. In tutto questo il gas è fondamentale che sia dato con correttezza. Donde puede comprimir bien la amortiguación para que salga más disparado. Si la pone aquí no le ayuda, cuando dé gas se hunde. Si la pone aquí arriba, la amortiguación no hace nada, lo tiene que hacer todo el cuerpo. Fijaros que se está comprimiendo la amortiguación. Si no os veis, poneros más en la final, ¿eh? Immagini valgono sicuramente più delle parole grazie alla perfetta esecuzione di questo giovane pilota spagnolo. Lasciamo temporaneamente gli amici spagnoli per andare ad analizzare quella che è un'altra situazione dove ci potremmo trovare nel dover superare degli ostacoli. Parliamo del gradino entrando con la ruota anteriore. La situazione, come potete vedere dalle immagini, è quella di partenza in discesa, il gradino davanti a noi è abbastanza verticale, le immagini correndono. L'azione qui sarà esattamente la medesima che teniamo quando andiamo a effettuare un tocca e porta, vale a dire il davanti deve cercare di stare piuttosto basso, lo si lascia entrare, si lascia lavorare tanto le sospensioni. È importantissimo in questo caso comprimere al massimo quelle che sono le nostre sospensioni, come potete vedere nell'immagine, e successivamente andare a dare una gasata estremamente importante
che ci permetta di poter superare l'ostacolo con la ruota anteriore alta e con il posteriore in perfetta aderenza. Ma torniamo in questo caso ad avvalerci degli amici spagnoli che ci racconteranno come effettuare questo genere di ostacoli su altezze più importanti. Dite Martin, quando possiamo entrare in un ostacolo? Quando tienes una superficie donde tienes algo che ti aiuta, che per lo tanto non hai che tirarla con las piernas. Aquí le puede ayudar un poco el terreno que está en subida y que la piedra no es perfectamente recta, puedes dejarla entrar y te ayuda mucho más. Possiamo apprezzare una volta di più, grazie alla perfetta esecuzione tecnica di questi giovani ragazzi talenti spagnoli, il superamento degli ostacoli mantenendo la ruota anteriore sostanzialmente piuttosto bassa, in modo tale che la moto copi praticamente tutta la superficie dell'ostacolo che dobbiamo superare. In entrambi i casi perfetta realizzazione. Vediamo qua un ultimo esempio. Fantastica azione. Passiamo ora ad analizzare la tecnica del salto. Questo fondamentale trae la sua origine dall'utilizzo combinato di la tecnica utilizzata nelle BMT per salire su un ostacolo utilizzando esclusivamente la forza muscolare e la tecnica utilizzata per superare dei gradini con un invito utile a saltare sopra l'ostacolo. Come potete vedere nelle immagini che stanno scorrendo, enorme importanza ha la preparazione di fronte all'ostacolo. Questa particolare tecnica ci permette di superare gradini molto importanti, come vedremo a seguire. L'esecuzione ideale avviene attraverso una progressione di azioni che adesso andiamo a vedere. Il pilota si predispone davanti all'ostacolo a circa un metro di distanza, manubrio dritto e con il gas a tutto aperto va ad assumere una posizione di attacco in modo tale da schiacciare completamente le sospensioni e sfruttare il rimbalzo cercando di portarsi come se volesse saltare sopra l'ostacolo. In questo caso è estremamente importante la coordinazione tra lo stacco frizione e la massima apertura del gas e naturalmente la fase di estensione. Che cosa è importantissimo ricordarsi in questa tecnica? È il busto che deve sempre rimanere inclinato nella direzione del gradino, mai lasciarsi arretrare, pena di portarsi la moto indietro e naturalmente non salire sull'ostacolo. Qua potete vedere una perfetta esecuzione del giovane pilota spagnolo, il gradino è decisamente importante, utilizza la tecnica del salto. In definitiva, per acquisire al meglio queste tecniche, vi ricordo sempre che è utilissima una scuola con personale competente, formato, con una progressione tecnica che sia non empirica ma basata su fondamenti scientifici. Detto questo, passiamo a una logica conseguenza dell'apprendimento dei fondamentali precedenti. Quindi andiamo ad affrontare ora gli ostacoli in salita. Infatti una perfetta conoscenza ed esecuzione dei fondamentali che abbiamo visto in precedenza ci permettono di controllare al meglio la moto in qualsiasi situazione, soprattutto in situazioni di salita dove naturalmente siamo condizionati dal dover guidare in situazione di terreno non in piano. Sarà quindi molto importante mettere in pratica i tre principi fondamentali del mio metodo, che sono controllo delle linee, la centralità rispetto al piano del terreno e l'utilizzo corretto del gas. Diamo spazio come al solito alle immagini per avere un supporto importante e andiamo a vedere che cosa sono gli elementi che qualificano la salita. Il gas assolutamente progressivo, la posizione e naturalmente la linea che andiamo a scegliere in precedenza. Qua cominciamo ad affrontare un piccolo ostacolo in salita, vedete che la posizione da mantenere è sempre quella di centralità. Ciò che si muovono sono le articolazioni che, come sempre ricordo, sono assimilabili ai giunti meccanici. Qui complichiamo
ancora un po' di più la vita e abbiamo un ostacolo in salita. Per concludere andiamo a goderci un esempio pratico di zona dove troviamo tutte quelle che sono i fondamentali della puntata di oggi. Quindi una sequenza di gradini, una salita, sempre con una certa pendenza. Qui abbiamo un grosso gradino e una ripartenza in salita dove, attenzione, bisogna utilizzare una tecnica di cosiddetta di ripartenza, dove si dà un'accelerata, si riprende la posizione, si ridà un'accelerata, quindi non sono delle accelerate date a caso, ma semplicemente sono un rilancio dell'azione. È un aspetto molto importante, è una raffinatezza tecnica che ovviamente questi campioni mettono in atto con una dovizia e una capacità straordinaria. Qui vediamo Grattarola che conclude brillantemente questa sezione. Bene, anche per oggi è tutto. Come al solito mi auguro che la puntata sia stata di vostro gradimento, che abbiate apprezzato, che vi sia stato utile questo chiarimento attorno al superamento del fondamentale dei gradini. E naturalmente, se vi è piaciuto, mettete un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti, ciao!